Scrivono tanto da finire all'ospedale. A Firenze, terzo caso in una settimana. Sentiamo Giulio Abbaldi, poi con Laura Berti la testimonianza di una madre. Ha ballato e bevuto tutta la sera. Quando è uscita dalla discoteca, ubriaca, è caduta per terra. È arrivata all'ospedale fiorentino di Ponte a Nicchieri con un tasso alcolemico di 1,9 grammi per litro. Ne bastano 0,5 per essere ebri. Ha 17 anni ed è già a casa, ma è la terza minore finita in ospedale per abuso di alcol nel giro di una settimana a Firenze. Un campanello di allarme, e non solo in Toscana. Si sta diffondendo l'abitudine di bere alcolici fin dalle prime ore della sera, magari a stomaco vuoto, e poi si continua chiacchierando e ascoltando musica. Forse l'opportunità di socializzare in questo modo e quindi bere qualcosa, chissà che in qualche caso può favorire un fenomeno di questo tipo, insomma, ecco. La Questura di Firenze ha scoperto locali che attivavano campagne online per invitare a bere e organizzavano giochi con in palio boccali di birra gratis. L'ultima notte abbiamo messo in campo 18 unità operative che sono riuscite a effettuare un'azione di prevenzione e contrasto. Abbiamo sospeso 3 licenze di esercizio, abbiamo contravvenzionato molti avventori, ubriachi. Ma serve l'impegno di tutti, istituzioni, gestori dei locali, scuole e genitori. Io mi sono accorta che già all'età di 16 anni mio figlio beveva. L'abitudine che scivola nella dipendenza, un piacere che si trasforma in una schiavitù. Luciana, nome di fantasia, ha vissuto l'incubo dell'alcolismo di suo figlio. Me ne sono accorta dal suo cambiamento, perché ero ostile, chiuso, insomma, aveva cambiato atteggiamento. E perché ho visto, guardando, che lui comunque usciva con una bottiglietta dell'acqua minerale con dentro dell'alcol. L'abuso di alcol nel nostro paese è sempre più un problema, specialmente fra i giovanissimi, e le cifre mettono i brividi. Secondo l'Osservatorio Nazionale Alcol dell'Istituto Superiore di Sanità, 1.500.000 giovani fra gli 11 e i 24 anni è a rischio alcol. Circa 750.000 sotto i 16 anni hanno consumi a rischio. Circa il 42% dei ragazzi e il 21% delle ragazze al di sotto dei 18 anni si ubriaca nei weekend, e ancora il 67% dei ragazzi in discoteca beve per ubriacarsi. Lo faceva anche il figlio di Luciana, che ora frequenta un gruppo di autoaiuto, un passo importante per la vita di lei e di suo figlio. Oggi sono serena e sono contenta di riuscire ad amarlo in un modo più sano, più giusto, più corretto proprio.